Ciao a tutti, io sono quello che nell'ultimo video che ho fatto mi ha detto che siete da terrorista. Oggi, visto che vi voglio portare una mia teoria che ho fatto su un gioco, soprattutto in prima ma in terza persona, che è uscito l'anno scorso, Fallout 4. Fallout 4 vede in campo 4 fazioni con cui si è possibile alleare. Curiosità di queste 4 fazioni è che, secondo me, sono tutte ispirate a fazioni realmente presenti durante la schiavitù dei neri che avveniva in America. La prima collegamento che ho subito fatto sono i Minutemen, è semplice pensarci, dato che sono unità d'elite dell'esercito americano. Esercito, non esercito. Vabbè. Comunque, i Railroad invece sono un'associazione segreta che aveva l'obiettivo di portare via dal territorio americano i schiavi neri che erano schiavizzati proprio. E come fanno i Railroad con i sintetici. Mentre l'istituto e la confraternita d'acciaio rispettano rispettivamente gli europei e gli indigeni, che infatti erano ancora presenti in suolo americano. Gli europei, l'istituto rappresenta gli europei perché l'istituto ha tecnologie proprie che soltanto lui ha, i suoi fucili. So che sono entrambe a fusione e che ce l'hanno anche la confraternita d'acciaio, ma potremmo dire un design un po' diverso. Mentre la confraternita d'acciaio utilizza armi che in tutto il Commonwealth sono comunissime. Ad esempio, i loro fucili laser sono utilizzati sia dai gunner che dai predoni. Possono anche avercelo alcuni fili del lato montato. Quindi, so che alcuni pensano comunque al Liberty Prime, che è il robottone che il confraternita d'acciaio utilizza nel loro finale. Ma se ci pensate, è stato utilizzato anche durante la battaglia di Encourage, in quell'universo parallelo in cui si ambienta Fallout. Quindi è una cosa prebellica, una cosa che tra virgolette non è stata inventata dal... no. Senza virgolette, che non è stata inventata dalla confraternita d'acciaio, e quindi un po' come gli indiani, che di solito le loro tecnologie le prendevano grazie all'aiuto degli europei. Comunque, un'altra cosa che ho notato è che gli europei all'inizio erano più o meno tranquilli, non volevano attaccare gli indigeni, come hanno fatto anche l'istituto, come è possibile leggere in una scritta nel menu di attesa di caricamento. Si può vedere che c'è scritto che all'inizio l'istituto aveva progettato i primi sintetici per cercare di pacificare il Commonwealth, di stare tranquilli. Invece poi è avvenuto quello che è avvenuto. Direi di aver finito di proporre le cose. Boh. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto, se volete un tipo particolare di video, scrivetelo nei commenti, così io posso vederlo e analizzare se farlo o no. Vi pregherei di iscrivervi al canale in cui questo video uscirà, Italevi Montalcini Savona 4 mi pare. Ciao a tutti e alla prossima puntata di quello, al prossimo video, no, puntata.